Let's go. Tra 4 minuti. Madonna, Godot. Ah, non era neanche iniziato, era già lì. Tra l'altro, se mi uccidono, stasera non possiamo fare la live tutti insieme. Perché mi pare che dura 24 ore la morte, qualcosa del genere. Ciao, Col. E vabbè, facciamo domani. Se mi uccidono, però. Inizio su quale seguire? Ma io quello sempre inglese. Poi, appunto, quello giapponese c'aveva quella roba lì del cazzo di. Sta cosa del cease and desist, ma però no, allora le pagine americane e europee non hanno detto niente, cioè solo quella giapponese ha fatto l'annuncio, non lo so, cioè poi io sono l'ultima persona che vanno a cercare, perché vabbè ho uno stream minuscolo. Finito il direct si può fare quello che vuole, quello sì. Quello sì, io la vorrei fare live, ma non tanto per il live, così perché lo sto guardando, non è che. Sì, potrei registrare il video, però è anche comodo così che ce l'ho già lì, poi lo uppo su YouTube. Vabbè, proviamo, però in teoria non ha detto niente. Addio, Ness. Cioè, se sta cosa era per tutto. Sarebbe stato anche per. Cioè, l'avrebbero postato anche sulle pagine americane, no? Perché solo in giapponese? Cioè. Boh. Pure la gente da 20.000. Ma Saidonia, sai, Ness? In realtà ho guardato proprio da lui prima. Io ho fatto un tatuaggio, raga, mi si sta. Ho tirato una gomitata e questo, guardate che bello. Non è un pallone da basket. Non so, sembra un coronavirus o un pallone da basket. Vabbè, comunque sono andato sullo stream di Saidonia perché ne stavano parlando. Mi era uscito tra i consigliati. E loro hanno detto che lo fanno anche per quello, perché comunque non ci sono stati comunicati nelle altre nazioni, solo giapponese. Cioè, se poi chiudono tutto, veramente c'è una pochezza di comunicazione che da Nintendo ce la si potrebbe anche aspettare. Qualche parola di torto di qualche suitman giapponese può starci. No, però ho letto così su Twitter in giro che in Giappone hanno delle leggi molto più rigide sulla cosa. Infatti succede spesso che lì non streamano niente e poi fanno i video, le reaction i giapponesi su YouTube. Quindi, boh, meno di un minuto, dai. Qua non c'è. Cioè, il countdown c'è su YouTube, ma non sull'app. Perché io sono sull'app. Ah, mi mette già un Splatoon 2 Direct sotto. Occhio, remaster di Splatoon 2. Vabbè, comunque io l'ho già detto, raga. Per me è Mario Kart. Mario Party. Ah, se fanno il DLC che c'è stanotte, ancora. Se no, quello nuovo comunque immagino che esca prima della fine dell'anno, cioè, come quando avevano annunciato questo. E altre cose non so, Smash. Boh, c'era la cosa di Dixie, però secondo me non è Dixie. A me Crash piacerebbe, anche qualcuno di Overwatch mi piacerebbe. Altri giochi non so, che cazzo c'è rimasto di Smash? Gino? Anche Gino mi piacerebbe. Boh. Altre cose stupite, mi so. C'era il rumor di Donkey Kong, quello sarebbe bello. Quello sarebbe bello. Bayonetta e Metroid, boh, cioè, ormai raga, mi sono dimenticato anche che esistono, quindi. Funky Kong ci starebbe. Dixie Smash, però io sono. L'avevi detto anche tu sta cosa, suora. Per me Dixie non vende un DLC. Cioè, è un personaggio che metti all'inizio. Se non c'è. Ok, inizia. Oddio, hype! Poi. Ah, sei Dixie felicissima. Cioè. Ok. Pensavo mi dicessero già due to Covid. Non puoi streamare. Io continuo a guardare. Scusate, guarderò molto spesso il timer dello stream. Che se si chiude. Capisco che è morto tutto. Hello everyone.
Ho un volume bassissimo. And I'll be your guide for today's Nintendo Direct. Hello, I'm Yoshiaki Koizumi. Wow, sì. The Nintendo Switch system is now in its fifth year, and many people around the world are playing games on it. Raga, dov'è Cammy Dunaway? Chi è sta gente? Io voglio solo Cammy, Reggie, il proprio Dream Team. Thank you all very much. We've been able to offer a wide variety of games on the system. Dai, è Decimo. But also from our many development and publishing partners. I hope that each tutto sfasato l'audio. Oh oh. Will be able to find a game that suits your personal taste. Che devo fare? Il volume ce l'ho basso dell'audio, e anche perché hanno detto che dell'audio. Se volete ve lo alzo un po'. Sfasato, non so cosa fare, aiuto. Che devo fare? Ok, to begin, please take a look at this video. Beh, mi dovreste dire se arriva prima o dopo, che cerco di rallentarlo. Perché non ho toccato niente rispetto ad altre cose. Però lo tengo basso, comunque l'audio c'è alla fine. Quindi cos'è Smash già? Questo è il CGI di Smash. Giusto? Non mi sembra la grafica di Zelda. Cioè, capisco che Ganon. Chi è che lo sta mufasando? Oddio! Così, così. L'annuncio più triste di Smash possibile, raga. Ah, ma non è di Smash. Questo non è Smash. Ah, invece sì, sì. No, non capivo perché c'era la visuale molto sì, è Smash. L'annuncio più brutto. L'annuncio più brutto, raga. Cioè, che cazzo di trailer era? Buttava giù Ganon, fine. Boh, vabbè. E quello di Tekken. Potevano mettere qualcuno di Pokken. Ah, ne arriva un altro. Ah, li butta tutti giù così, ok. Wow, Min Min. Ok. Non è finito quindi, raga. E Kazuya. Fa vedere tutti e due i nemici, i personaggi. Tutte e due di Tekken. Spero la brasilera. Non posso sentire un cazzo, ma ci sono. Raga, io l'audio purtroppo non ho toccato niente rispetto a quando streamo normalmente. Quindi dovrebbe essere in sincro. Purtroppo magari la webcam mi ha sfasciato qualcosa. Ah, lo stream sta andando avanti però. Scusate se non guardo, ma non me ne frega proprio un cazzo di questo. Poi il trailer bruttissimo, cioè. Sembra che l'hanno fatto veramente in un secondo. Arriva lì, butta giù fine, dà subito la scritta. Sì, dai, bravo, 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 ammazzalo. Aprilo in due proprio. C'è qualcos'altro? C'è un personaggio di Kirby, Waddle Dee? Hello. I'm Masahiro Sakurai from... No, adesso dimmi che fai 40 minuti di sta cosa. Kazuya Mishima from the fighting game series Tekken will join the battle. 40 minuti di questo. I'll go over the details at a later date, so please sit tight. For today though, we've prepared a short video to showcase Kazuya's moves in Super Smash. No, 40 minuti così. Oddio, no. Poi ragazzi, ste cose già a me. Sti video di Sakurai, cioè pure quello di Benji era una rottura di coglioni secondo me, ed era l'unico personaggio che mi interessava, tipo. Figuriamoci con gente che non mi interessa. Cioè. È l'uomo più stressato del mondo. A me sembra l'uomo più paraculo del mondo, onestamente. Io non capirò mai molto il simping per Sakurai, onestamente, raga, cioè. Proprio low effort, mi sembra. C'è qualcuno hypato per sta cosa? Allora, un personaggio di Tekken ci può stare. Tirarlo alle 3 è quello, dico. Cioè, qua dovevano mettere Sephiroth, effettivamente. Se questo lo tiravano prima, al posto di Sephiroth, qua ci voleva la bomba. Cioè, questo non è un personaggio. Almeno alla fine faranno vedere anche l'ultimo, però. Non lo so, boh. Raga, io sono ancora con il coso dell'audio, non capisco come.
Cioè, se apro le impostazioni mi esplode tutto. Purtroppo non posso sentire, quindi... Please look forward to seeing how Kazuya, who has experienced Kazuya? Across the Tekken series. No, ma poi, raga, il trailer era orribile. Cioè, in genere i trailer fanno un po' di hype, no? Hanno un po' di durata. Questo proprio arriva, butta giù e viene la scritta. Emotional... Oh, iniziano in indies? Dai, sì! Adoro in indies. Guardate questo indie. Ah, per fortuna hanno chiuso la cosa, no? Perché se facevano veramente tutto il coso delle mosse, c'è figa. Wow, ma è anime. No, questa è la tizia di quel gioco delle foto, come si chiama? Aiutami nel nome. Non mi viene. Quello Square Enix, no? Credo. A meno che... Life is Strange. Life is Strange. Vigitruzzi umanoidi, whip tranne Banjo. Ma io penso che... Allora, Sephiroth comunque ha avuto un grande impatto perché è un personaggio storico, eccetera. Cioè, è molto... Per me Sephiroth è molto figo in Smash come aggiunta. Dovevano triarlo adesso, alle 3. Kazuya era un annuncio da Direct Random. Cioè, poi, oltretutto con un trailer così... Cioè... Trailer più brutto dei DLC, ma in assoluto, in assoluto. Cioè, ditemi un DLC che ha il... che ha un trailer così... così brutto, così corto. Vabbè, Marvel non me ne ha fatto un cazzo. Jump on a wild ride across the cosmos. Overwhelm opponents with Star-Lord's daring combat style and encounter iconic and original Marvel characters. You'll call the shots for the unpredictable Guardians as you face cosmic threats. Raga, io Marvel sono proprio fuorissimo, non mi interessa. Non ho guardato mezzo film, non mi piacciono i supereroi, ragazzi, non mi piacciono le cose da comic book americano. Dipende il comic book, perché se fosse Turok Guardians of the Galaxy, ammazza, oh, cioè starei saltando adesso. Però l'universo Marvel non mi ha mai preso, ma neanche DC, non mi piacciono i supereroi, non mi dicono niente, non... Mi trovo abbastanza goffi, onestamente, con tutte ste tutine, cioè, sono delle cose che... A me, poi tantissima gente piace. Sta andando in 2 FPS proprio il gioco e non è lo stream. Cioè, ha un frame rate di merdissima sta cosa. Tipo, quando andavano di moda i fumetti, cioè, vanno sempre di moda, però... Quando c'era il boom anni 70 o quello che era 60 di Superman, eccetera. Quei costumi lì magari... Seguivano un po', diciamo, le mode stravaganti dell'epoca. Adesso a me sembrano abbastanza ridicole, onestamente. Cioè, io vedere nel 2020 Superman quella cazzo di tutina di latex attillata... Boh, mi fa abbastanza... Mi ha sempre fatto ridere, onestamente. Lots of creative tools are at your disposal to make the school yours and take your educational empire. Basta protagonisti picchiaduro che sono tutti close fighters a mani nude, sì. Poi vabbè, Tekken sono tutti close fighters a mani nude, quindi potevano mettere Mei che tira delfini. Ah, questo l'avevano leakato. A me piace questo. Non li ho presi tutti, però, eh. Wow, Odissea nello spazio. Aieie. Questa è una serie che mi piace moltissimo. Vediamo un po' che è. Quindi sono... questi sono i livelli del primo. Sì, sì, questo è il primo. Sono tutti giochi. Questo non è male, occhio, occhio. Se all'online poi... Questo è il primo Monkey Ball che è the best. La gente ce l'ha col 2, ma secondo me questo... Banana Blitz era... Step and Roll non ce l'ho. Banana Blitz era buono, ma aveva i controlli di merda, non ho mai finito. Dovevi tenere il vibratore... Ti rompevi il polso, tipo. Questo ci starebbe, eh. Potrei comprarlo. Tutti i minigiochi delle serie. Sì, sì. Banana Media. Mod con Simipur. Sì, The Party!
È nuovo! Ma quanto cazzo corre? Però c'è il tabellone. Mario Party 4. 5 boards. Oh madonna! Oddio, il The Dream! Oh madonna! Ma questo è il sogno della vita! Oddio! Oh madonna! Oddio! Oddio, l'han fatto! Oh madonna! Tutti i giochi vecchi, quindi? Online play, vabbè, ovvio. Cioè, ci mancava solo quello. C'è Spruzzi! C'è Spruzzi! Oh madonna! Ho letto save progress mid game. Puoi insultare la gente live? Oh madonna, raga, oddio! No, questo è tutto! Oh madonna! Oddio! No, madonna, sono felicissimo! Cioè, è molto meglio di quanto pensassi. Layers di meglio di quanto pensassi. Ma proprio layers su layers. Cioè, io pensavo il DLC di questo, o il Mario Party nuovo, però nuovo generico, cioè un board nuovo e metagame nuovo. Invece con le cose vecchie. Oh madonna, cioè, porca troia. Boh, per me è 3 della vita proprio, è 3 della vita. Oddio, sto sudando. Ah, ce l'hanno fatta Samus. Metroid 5, hanno saltato. Aspetta. Not actual gameplay, questa cosa mi preoccupa sempre. Che cazzo è successo? Ha le tette più piccole sulle spalle. Oddio. Raga, sono sudato. Raga, non me ne può fregare di meno di Metroid, onestamente. Cioè, in questo momento sono in iperventilazione per quel cazzo di Mario Party. Ottobre 29. Quindi... beh, non è tantissimo. Ma adesso poi, dopo questo, raga, c'è il Treehouse. Nel Treehouse c'è oltretutto Sam from the Treehouse, con la cazzo di tettona. E lì provano sempre i giochi che hanno presentato. Infatti l'altra volta avevano provato Super Mario Party. Abbiamo fatto del gameplay, abbiamo fatto una board qualche turno, non tutti. Quindi faranno vedere qualcosa, oddio. Questo non è il Prime, comunque. Questo è un Metroid... ci sarà Ryu che starà tipo bevendo per dimenticare qualcosa del genere. No, non è il Prime, questa è un'altra cosa. È un'altra cosa perché il Prime non esiste, ragazzi, e vogliono accontentare. È come il cazzo di Zelda. Non abbiamo niente da farvi vedere, però. Oddio, no, ragazzi, sono ancora per Mario. Porca troia! Ma oltretutto erano fighi, cioè la cazzo di torta era bellissima. Oh madonna. Poi i giochi vecchi. I giochi vecchi, raga, vabbè, stasera parleremo solo di quelli. I giochi vecchi non lasciano spazio ai Rambo, ai Motion, no? Cioè non puoi fare Motion mix up facendo una sega. Non ho visto se Mario Party c'era sì on the Treehouse. Metroid Dread, madonna. Esce lo stesso giorno di... ah no, esce ad agosto, 10. Ah no, la data americana, quindi esce a ottobre. Vabbè, a me questo non interessa tanto, raga. A me Metroid piace come serie, però non è proprio must buy. Spero di poterlo vedere a casa di Ryu in una esclusivo footage. 10 agosto, no, non era la data americana, suora, che mettono prima al mese, quindi ottobre 8. Perché io sto guardando quello US, credo. Tubo dorato costa... ma onestamente non... quello è il... cioè, hanno messo così tante cose fighe in quel trailer di Mario Party. Familiar franchises... ok. Vabbè, poi tanto non avremo tempo di parlare. Sì! Vabbè, parlo di Mario Party allora. Hanno messo così tanta roba bella che anche quei difetti del Super Mario Party, cioè, va bene. Cioè, raga, Super Mario Party non è il gioco della vita, sicuramente, però è giocabile. Nel momento in cui usi un engine
abbastanza solido come quello di Super Mario Party e ci metti delle cose belle come appunto le piste vecchie e i minigiochi vecchi, cioè guadagna esponenzialmente di cosa. Poi ho visto anche l'online abbastanza curato. Adesso stavo impazzendo, non ho letto bene tutto, ma c'era scritto Save Progress Mid Game, qualcosa del genere. Quello è immenso, ragazzi. Cosa sto guardando? È il gioco che vuole il vecchio, che vuole farsi la postazione. Deve comprare. Che bello! Che vuole il mini pony da cavalcare. Deve farsi un mini pony da cavalcare. A lui piacevano i mini pony. Ok, vabbè. Who cares? Sì, Kakarot. Volevo i totani giocabili. Ma sta cosa l'abbiamo già detta. Qualcuno deve dare le stelle, qualcuno deve fare il cattivo. Quindi purtroppo qualcuno rimane sempre inculato. C'erano, per diversi anni c'era Donkey Kong che faceva quello. Non è stato giocabile dal 6 all'8, mi pare. O anche già nel 5 non era giocabile, non mi ricordo. Dal 6 all'8 non c'era Donkey Kong giocabile perché era il personaggio buono da board. Potrebbero inventare dei personaggi dei original characters proprio del gioco, come hanno fatto nell'8. C'era quel cesso di tizio col cappello, era un cesso, però non toglieva spazio ad altra roba. Pauline sta apparendo ovunque, quindi in teoria sì. Beh, questo abbiamo già visto. Comunque spero lo supportino anche. Che tipo Super Mario Party non hanno fatto un cazzo. Spero che in questo Mario Party nuovo ci sia del supporto, dei DLC, che siano personaggi, anche aggiungere board. E soprattutto, raga, nel 3 hanno fatto vedere due board. Non è che ci sono solo la torta e Space Land. Solo quelle. Birdie. Mamma mia, raga, annuncio della vita proprio, annuncio della vita. Paolina è mega figa qua, cioè sto look è bellissimo. Io sto continuando a grattarmi sto cazzo di tatuaggio sul ginocchio. Paolina è veramente figa qua, con questi capelli molto vaporosi dietro. Uno, due, tre. C'è già una news su quello. Perché adesso poi dovrò rivedere. Ma c'era qualcosa del 4, no? La prima pista che hanno fatto vedere appena iniziato il trailer era del 4. Perché le piste del 4 hanno la strada che fa delle luci che si muovono lentamente. Ed era così. Questo è waifu per chi? Ah, Monster Hunter, quindi per Godot, le waifu di Godot. No, non può essere solo l'1 perché c'è Space Land. Space Land è del 2. Secondo me, la prima pista che hanno fatto vedere, c'era Peach che correva come una matta, che cazzo aveva? Per me era del 4. Perché se guardate, le piste del 4 hanno proprio la strada è uguale per tutte, non cambia con l'ambiente. È sempre uguale. E ci sono lungo la strada delle luci che si muovono sempre. Ed era così. Poi hanno fatto vedere Space Land che è di Mario Party 2 e la torta che è del primo. Oltretutto la torta è una delle migliori, onestamente, del primo. Secondo me. Soprattutto se la remixano bene. Perché le altre hanno... Allora, a me piace tanto Rainbow Land. No, Mario Rainbow Castle, quello che era. Che ha il metagame un po' diverso, mi piace per quello. Le altre hanno dei problemi, secondo me, tutte. Anche la giungla di Donkey Kong ha dei momenti di stallo, perché è troppo grande, a volte ti rimane inculato in certi posti. Yoshi c'ha quella roba di Bubba. Sì, iconica sì. Poi è anche molto bella esteticamente. Wariuzzo? Oh my god! It's finally ready. A brand new game from my company. Check it out. You get to control me.
Un po' volgare sto gioco, eh. Però c'è Mona. Raga, normalizzate Mona nei giochi di Mario, nei giochi sportivi, nei party. I almost forgot some big news. Two people can play together at the same time. Sì, pensavo che le big news fossero oh my god. Sì, molta roba volgare vedo, raga, molto molto volgare. Sapete che io sono un good boy, quindi io i giochi volgari. Get it together, anche il titolo è molto volgare, cioè può essere letto in un altro modo, get it together. Lo fanno vedere al Treehouse. Spero ci sia Sam al Treehouse, raga. In the latest installment of this series, there are new microgames that let you control Wario. Che bello quando poi ti fanno rivedere il trailer mentre parlano loro. Cioè, abbiamo appena visto ste scene, però te lo fanno rivedere mentre ci parlano loro. Bla bla bla. Che cazzo di ora è? Ancora 20 minuti, quindi, più o meno. Sì, che è un JRPG. Raga, non vedo l'ora di essere uno student in Tokyo. Vabbè, berrò. Comunque ancora vivo lo stream, dai, eh. Il mio titolo è riuscito a far skippare il mio stream dai Ninja Nintendo. Un'altra Tokyo? Oddio. Poteva finire nella Oedo di Gambare Goemon. Con Dancing and Lily, no? Sarebbe stato meglio. Sì, sembra persona, però non so cos'è. L'unica cosa che so è che sta facendo di tutto per non farmi venire voglia di giocarci, eccala. Into a sprawling demon-infested wasteland. Though friendly demons do exist. Beh, allora ho capito che nel gioco si corre molto. And will attempt to destroy you. Harness your newfound powers to fight demons using a command-based system. Finding their weak point is key. By targeting it, the number of consecutive actions you can perform in a combo will increase. Wow. Though demons are formidable opponents. C'è una pixie. You may be able to recruit them via negotiations, which begin when you open a conversation with them. C'è pure un dating sim con i demoni, ok. Vabbè, raga, io non tiro 8 su Shin Megami per Tensei o Persona, però sono proprio giochi che non fanno per me. Oltre a essere un genere che a me non piace tanto, sono troppo, troppo, troppo orientaleggianti. Veramente troppissimo. Io ho una soglia di roba, a parte Goemon, ok? Però ho una soglia, oltre al quale, se una cosa è troppo giapponese, non mi piace, non... È troppo. Le musiche sì, sono famose anch'io. Io non ho mai giocato a Persona, però le conosco tante. Granting you a powerful ally, customized to your needs and playstyle. Allora, non sembra male, comunque. Non sembra male. By harnessing the power of your own. What destiny will you choose? Shin Megami Tensei 5 will launch exclusively on Nintendo Switch November 12th. Exclusive on Switch. Comunque c'era già il pre-order per Mario Party, lo faccio subito, tipo. Day meno uno lo voglio. Anzi, lancio una cosa, raga. A mezzanotte di quando esce si fa la prima partita. Senza provare niente, si va subito online. Così si scopre il gioco online.
Cos'è? Ok, siamo nel reame delle cose che non me ne fotte proprio un cazzo. Se non ci sono giochi motion, la vedo dura, suora. Anche a me piacerebbe, però la vedo dura. Detto questo, i giochi vecchi non possono essere motion, no? Cioè, fai mushroom mix up senza motion. Un'altra cosa interessante è che ora sto pensando, in Super Mario Party non c'è nessun gioco da saltare. Saltare proprio... perché sto pensando, Mushroom Mix Up l'Edge Guard. Come si comporta? Perché l'engine è abbastanza ripreso da Super Mario Party, da quello che ho visto, eh. E giustamente, alla fine ci sta. Che fisica ha quando salti in testa uno? Ah no, si può saltare nella lobby, dove ci sono tutti gli schermoni. E non so se rimbalzi via o... Boh. Ah, cosa devi a mio... Sì, però non salti in testa alle altre persone, quello dico. Mi pare non ci sia... Adesso magari me ne dimentico qualcuno. Oh, lo stream sta ancora andando. Morirà sul più bello. Beh, più bello di Mario Party non so. Può esserci solo Mario Kart per me. Più bello di quello può esserci solo Mario Kart. Se, ah, che JRPG. Siamo al 6. Sta contando con. E l'unica cosa. O quello o Bayonetta. Però, raga, io onestamente Bayonetta non ci spero neanche. Non... Mi piacerebbe come, ma... Cioè, è passato così tanto tempo che ho dimenticato cosa vuol dire avere hype per Bayonetta. Comunque, hanno fatto vedere Smash all'inizio, quindi alla fine non ci sarà un altro... O fanno vedere l'ultimo personaggio di Smash. Lo tirano così. E tirano un altro DLC pack. New costumes and photo modes are included. Tutti i big dance hanno detto non solo la reaction. Ok. Quindi morirò. Fatal Frame, Maiden of Black Water, creeps onto Nintendo Switch this year. Sarebbe anche Zelda, sì, anche Zelda mi piacerebbe, sì, è vero. Anche quello sì, decisamente. Però, ok, sarei molto molto contento per Zelda. Ma se fosse Mario Kart, raga, I'm losing it. Cioè, non penso. Purtroppo sono già felice perché io avevo questi due desideri, Mario Party o Mario Kart. Mario Party, da quello che abbia, poi magari la merda più totale, però da quello che ho visto supera molto di più le mie aspettative. Quindi sono felicissimo già solo per quello. Quindi anche se non fanno più vedere un cazzo, sono molto felice io. Perché a me interessa quello, alla fine non è che devo comprare tutto. E però se alla fine tirano Mario Kart, madonna. Dovrei vedere perché c'è uno streamer gigante che conosco, lo conoscete anche voi magari, quelli che seguono Picchiaduro, magari Godo lo conosce, è Maximilian Dude, che lui fa sempre i stream di reaction alle cose. E infatti io per cercare info su quella cosa del cease and desist avevo guardato tipo sul suo Twitter se aveva scritto qualcosa, ma non ha scritto niente, proprio niente. Cioè, ha twittato altra roba, non ha detto nulla. E io adesso non so se sta streamando. Perché in genere lo fa sempre. Sì, è molto simpatico. Proprio. Penso sia una delle migliori persone. Proprio a livello YouTube, Twitch. Cioè, lo vedi che è molto vero, molto genuino, non ha veramente roba finta. Oltretutto ha avuto una figlia da poco, l'ha chiamata Ripley, che è come la protagonista di Alien, cioè... La vorrei chiamare io una figlia Ripley, cioè non penso ci sia un nome più figo per dare a una femmina. Lo sto vedendo in contemporanea... Ah, lo sta facendo, quindi... se lo fa lui, vaffanculo, cioè avrà... tipo 20.000 viewers.
Questo sì, si sapeva, non commento, infatti. Faranno vedere un po' di gameplay. Comunque, Rabbid Rosalina è mood. È veramente, mi piace. È un mood, è il mio mood. È veramente mega stanca. Mi piace. Beh, questo non è un JRPG. È un po' RPG, però non è JRPG. Sì, sì, era nel team. Mario plus Rabbids, Sparks of Hope, launches into space or onto Nintendo Switch next year. We Are Daisy sta preparando un attente. Ti immagini se hanno, hanno messo spruzzi e hanno tolto Daisy da Mario Party? The Orange Star Nation is under attack. Che waifu! Sì! Madonna, l'ha blastato. Questo era famoso, l'Advance Wars. Mai giocato, non. E Rabbids, sì, è un gioco da provare. Io non ce l'ho, però ne hanno parlato tutti bene. Quindi, oltretutto, appunto, c'è la musica di Kirkop. Devo dire, l'unica cosa che mi tiene lontano sono sti cazzo di Rabbids, che sono orribili. Però penso che sia una di quelle cose che magari giocando ti ci affezioni, perché sono, si vede che sono caratterizzati comunque bene, sono divertenti. Two Advance Wars campaigns and Advance Wars 1 plus 2 reboot camp. Marching on to Nintendo. Ah, De Simo piace. Beh, vedo che piace a tutti, sono contento per voi. Però De Simo ormai è un adulto, cioè ha tempo per giocare a sta roba, dai. This next segment will be our last announcement of the day. Last. Ok, last announcement segment, mancano 8 minuti, che cazzo è? Ok, Zelda. No, questo è ancora i Rule Warriors. Oh, oh. Ah, oh. E allora dopo c'è Zelda, su. Uno tira l'altro, no? Fanno questo e poi fanno Zelda 2. Vabbè, intanto dobbiamo vedere lo Zelda. Comunque mega ipato anche per Zelda 2, ovviamente. L'ho già detto mille volte, quel Breath of the Wild 1 lo adoravo, è un gioco, uno dei giochi della mia vita, sicuramente. L'ho messo tra i giochi del decennio. Quindi sono contento, anche se non è Mario Kart, va bene, va bene. Poi ho avuto Mario Party, sono felicissimo. Hello there. Adesso dice tipo, non abbiamo ancora niente da farvi vedere, quindi parleremo per 6 minuti dell'expansion pass di Hyrule Warriors. La moto suora c'era già sul Breath of the Wild, il DLC di Breath of the Wild 1. Ci hanno messo Zelda sopra. Allora, cioè, l'audio è veramente sfasato qua, eh. C'è lui che sta parlando e parte il doppiatore dopo mezz'ora, quindi non è il mio stream. No, dai, davvero, ancora? State scherzando? Vi prego, basta! Raga, ho paura che da adesso fino all'eternità saranno solo direct sul cazzo di Skyward Sword Remake. Oh, Jesus. Waifu. Quindi a luglio 16 finisce sta cosa di infilare sto cazzo di gioco a ogni direct. Ok, mo. Next up. Please take a look. Sì. No, state scherzando. Alla fine, se non tirano Zelda, alla fine, ok, a parte Mario Party potrebbe essere veramente il peggio E3 della vita, cioè. Mario Party mi piace, ma se non mi fosse piaciuto Mario Party. Cosa cazzo è sta cosa? Ma si può giocare sul telefono con la ROM? It will come with the first game in the series, The Legend of Zelda.
Zelda 2. Sì, anche il 2. Il 2 l'avevo quittato dopo la prima caverna. Tipo, sì, mamma, quanti giochi. Quante ROM! Quante ROM, ragazzi! As a special version of the Game & Watch title Vermin, starring Link as the playable character. No, vabbè, assurdo. Ragazzi, lo voglio. Posso usare Link nei giochi di Game & Watch? Mamma mia. Guarda se lo compro perché avrà valore poi. Quello sì. No, c'è anche l'orologio. No, raga, ma è bellissima sta cosa. Cioè, shut up and take my money immediatamente. We hope you'll enjoy playing this Game & Watch system whenever and wherever you'd like. Mancano 4 minuti. All right, here's the last thing we have to show you. This is the sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Oh. 2 years have passed since we first announced this game, and we've been unable to share anything with you in that time. Arigato. However, development has been steadily progressing. For today, we've prepared some new footage to show a bit more of the game. Please take a look. Oh, dai. Non mi ricordo com'era il trailer iniziale. C'era quella roba cattiva, è questa. Sembrava una vecchia. E c'era Zelda che a me non piaceva col taglio di capelli corto. Ecco, no, non mi piace sto taglio. Per un cazzo. Ok, Zelda è fanculo di nuovo, bene. Posso usare Urbosa stavolta? Ah, anche questo è Skyward Sword. Madonna, che vestito limpio. Che vestito stile impero. Sono delle isole nel cielo, carino. Ah, bella idea, bella idea. Mi piace. Ah, la cosa sul Talos. Il campo goblin sul Talos. Ha poteri nuovi. Ah, no, io voglio i Deku. Voglio i Deku. Ah, carina sta cosa, però. Bello, bello, bello. Sì, sì, qua ci si perde la vita come nel primo, madonna. Cioè, ero andato in burnout di brutto e succederà di nuovo. Io vorrei i Deku, era la cosa che mi mancava di più. Ah, quindi prima il castello era terra, adesso è volante. Devo giocare l'uno, sì, nonno. Ma non tanto perché poi c'è il sequel, perché è un gioco della madonna. Sì, decisamente. Beh, non ho fatto vedere tantissimo, eh. Speravo un po' di più. So, what did you think? This time around, the setting for the adventure has been expanded to include the skies above Hyrule. No, bella idea, perché se la mappa è la stessa, comunque vuol dire che hanno ampliato la cosa anche ai cieli, ci sta. How was that? Ok, ok, no, no, è figo comunque. Poi vabbè, con la base di Breath of the Wild, onestamente a me andava bene tutto. Cioè, è veramente molto divertente da giocare, da fare qualunque cosa. Quindi non ho aspettative. Ecco, l'unica cosa mi piacerebbe è rimettersi il cazzo di Deku. Perché era la... era la cosa che mi mancava di più. E per il resto... mi sono divertito così tanto con Breath of the Wild che... Allora, detto questo, è finito, quindi adesso c'è il Treehouse. Fanno Mario Party. Fanno Mario Party, continuo a streamare, se no chiudo. Quella non è Sam from the Treehouse. Dove cazzo è la mia Sam from the Treehouse? Comunque... due picchi poi il nulla, ma intendi in generale la cosa? Sì, se dici in generale le tre è stata un po' una merda, cioè a me è piaciuto Mario Party, però per il resto non c'era un cazzo. L'annuncio di Smash il peggiore di sempre. Mario Party a me piace, ma appunto, se io non ero fan di Mario Party, chi se lo incula? Zelda potevano far vedere un po' di più, eh. Cioè alla fine ho fatto vedere solo la mappa e qualche potere in più. Quindi fanno vedere Mario Party. Se è il primo, raga, se è il primo continua, eh. Se all'inizio fanno vedere qualcos'altro, no, stacco. Ok, mi sto bollendo, devo lavarmi. Fanno vedere Mario Golf.
Do you know why Luigi brings two pairs of pants to the golf course with him? Zero interesse in tutto, Bardo. Prendi Mario Party, così viene a giocare con noi. Metroid 2D non è quella. Esatto, Metroid 2D è figo, ma non è la cosa da cui perdere la testa. And the option to play with buttons or motion controls, and you can play with up to four people locally or online. I can say this one is definitely going to be taking up the majority of my summer gaming time. Oh yeah, yo, you and me both. And there's plenty more to come. Ah no, Cole forse parlava proprio di Zelda Breath of the Wild. No, a me è piaciuto di brutto. Cioè, infatti quando hanno annunciato il sequel ero felicissimo perché è proprio un engine che si può spremere ancora. E hanno fatto bene, secondo me hanno fatto bene, raga. Ok, cioè, io sono il primo a dire quando fanno le mosse da fare soldi, tipo Mario Kart Deluxe. Quella è proprio una cosa per fare più soldi. Però in Breath of the Wild è vero, fai più soldi perché è un altro gioco, ma c'era tanto potenziale inespresso. Secondo me ci sta un altro gioco. È veramente un engine così grande, così buono, redditizio, che... poi oggi non hanno fatto vedere un granché, che io devo dire, se non spoilerano tutto ci sta, però avrei, al posto che far vedere due poteri così, avrei fatto vedere un po' più di luoghi, di trama, di cose. Giocano prima questo? Ah ok, no scusa Col, non capivo di cosa stessi parlando. Mario Party, quello che è uscito 2 anni fa, e adesso c'è l'online, Bardo, puoi giocare con noi. Però anche questo qua avrà l'online, oltretutto sarà fatto meglio. Sì, Mario Party è la cosa più... ma perché siamo presi da Mario Party? Però sì, 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 di brutto, di brutto. E mi dispiace che sia ottobre, cazzo, lo voglio adesso. No, parlano di Metroid. Raga, io chiuderei qua, onestamente. Non mi interessa tantissimo e parlerei d'altro comunque. Se era Mario Party subito lo seguivo in live. Quindi raga, io vi do appuntamento per... siamo ancora vivi, sì, ok. Appuntamento stasera 9:30. Chat aperta, potete entrare tutti. Proviamo, magari secondo me sarà un disastro perché parlano tutti, non si capisce niente. Però per la prima volta proviamo così. Per le prossime magari si può fare in altro modo. Ho già pensato magari fare entrare 2-3 persone per volta, ciclico, ognuno dice la sua in modo più ordinato. Però magari va bene, non si sa mai. Però saremo tipo una decina di persone probabilmente, quindi vediamo. E quindi grazie, spero che vi sia piaciuta la mia reaction. Tanto la metto poi su YouTube. E niente, non mi ha ucciso. E quindi ci vediamo stasera. Ma...